Grande soddisfazione a Rimini per la presentazione del nuovo collegamento ferroviario di Trenitalia che permetterà finalmente di unire la Riviera Romagnola con Milano in poco più di 2 ore. Partendo da Ancona, il nuovo Frecciarossa attraverserà la nostra regione con il tratto finale verso la Lombardia usando l'alta velocità, facendo risparmiare più di un'ora rispetto agli attuali Frecciabianca. Primo viaggio previsto per il 14 aprile, con 2 coppie di treni al mattino e 2 alla sera, a cui andranno ad aggiungersene altre 2 da giugno, dedicate ai turisti. Il nostro progetto è in campo da molto tempo perché non si prepara in pochi giorni e fa parte dell'intero progetto Frecciabianca, che ha già 24 treni al giorno, ai quali si aggiunge tutto il servizio Frecciarossa. La concorrenza stimola sempre e fa sempre bene. Senta, ma un Beppe Grillo che dice che i treni più di 250 all'ora non serve che vadano, non credo sia d'accordo. Ci sono realtà in cui 250 all'ora sono più che sufficienti, laddove occorre fare delle fermate frequenti. Laddove invece vi sono delle zone da collegare a lunga distanza, occorre andare anche sopra. Trenitalia ha fatto la sua parte, aspettiamo anche la concorrenza che è Italo, nella quale speriamo molto, ma soprattutto questo si aggiunge a quello che è stato l'approvazione da parte dei ministeri della valutazione di impatto ambientale per la statale 16, che chiude un cerchio che per noi sui trasporti è fondamentale. Ma quindi ha fatto pace con l'ingegnere Moretti ormai? Ma non abbiamo mai fatto guerra in realtà, perché io l'ingegnere, per quanto mi riguarda, ho sempre lottato per i problemi di questo territorio. Poi ci sono state delle comprensioni, ma ripeto, oggi forse chiude definitivamente una polemica che è stata tutto sommato più alta di quello che meritava.